Parliamo di economia. Conduce il professor Antonio Maria Rinaldi. Buon inizio di settimana a tutti quanti. E oggi abbiamo in linea, anzi dovrebbe già essere in linea, l'avvocato Giorgio Sbarbaro. Ci sei? Sono in linea, sì. Ti ringrazio. Allora ricordo a tutti. Grazie. Ricordo che l'avvocato Giorgio Sbarbaro, che già è una nostra diciamo vecchia conoscenza, perché già l'abbiamo avuto ospite altre volte, è un avvocato esperto nel settore societario ed è anche un esperto fiscale, possiamo dirlo, ti chiedo scusa se lo dico, ma ormai con un'esperienza più che quarantennale, possiamo dire, quindi ne hai visti un po' di tutti quanti i colori. Purtroppo. Allora, oggi ho già annunciato la scorsa settimana che tu ci avrei spiegato un pochino da vicino che cos'è questo benedetto Redditest, che un po' ha turbato, abbiamo letto molti articoli sui giornali, però tu, essendo un addetto ai lavori, essendo un esperto fiscale, ci dovrei dare una visione, diciamo, diretta di che cosa, perché è stato fatto, cosa significa, come si fa, come non si fa. A te il microfono. Allora, il Redditest è, come dice la stessa parola, è un test che può essere autocondotto dal contribuente sulla base di alcuni quesiti, alcuni formulari da riempire, di coerenza sostanzialmente tra il reddito dichiarato e il proprio tenore di vita. Ecco, questo è da precisare, che questo test si può scaricare in maniera completamente autonoma. Scarica il programma e, come dichiarato dall'Agenzia delle Entrate, perché il programma è stato scaricato, fatto, non restituisce i dati all'Agenzia delle Entrate. Ecco, quindi rimane sul proprio computer. Rimane riservato il risultato di questo Redditest. Sì. Praticamente il Redditest però perché dovrebbe dare una coerenza o meno col proprio reddito dichiarato? Perché gli elementi che costituiscono il Redditest dovrebbero essere gli stessi del redditometro, che invece è utilizzato dall'amministrazione finanziaria proprio per lo stesso tipo di verifica sulla base delle dichiarazioni prodotte. Quindi vediamo se ho capito bene. Dovrebbe essere praticamente un test privato, perché ciascuno lo fa in maniera privata, nella più totale privacy, quindi non interfacciandosi con l'Agenzia delle Entrate, per verificare, per avere un'idea se il proprio tenore di vita, secondo certi parametri che sono inseriti, è congruo, ovvero è compatibile, coerente con il reddito dichiarato. Come per dire, dice: guarda, stai attento, perché se tu fai questo Redditest e vai oltre quello che tu hai dichiarato, potresti essere sotto osservazione, sotto indagine da parte del fisco. Questa è la filosofia. A questo punto, proprio a questo proposito, voglio ricordare che la funzione essenziale del redditometro e quindi del Redditest, cioè il verificare la propria coerenza, il verificarla e farla verificare. Prendete, il redditometro lo fanno loro, il Redditest è il test per vedere. Esatto. Lo fai in proprio per verificare se sei coerente con i parametri. Sì. L'esito, cioè la mancata coerenza, e quindi l'avere un tenore di vita superiore ai parametri determinati dall'amministrazione finanziaria, certo, ha come conseguenza quella di portarti nell'ambito della possibilità di essere assoggettato ad un accertamento cosiddetto sintetico, in base all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600/1973, in virtù del quale ogni contribuente è soggetto alla rettifica della propria dichiarazione qualora i parametri, gli indici della sua, del suo tenore di vita non siano coerenti con il reddito dichiarato. Cioè, uno ha la possibilità anche di spiegare, ad esempio uno ha fatto una vendita straordinaria di qualche bene che aveva, un lascito, un'eredità, uno può tranquillamente giustificare il motivo per il quale. Dire che non è che la mera incoerenza in un momento determina in automatismo l'accertamento. È chiaro che se c'è uno scostamento, usualmente l'amministrazione, tramite l'ufficio delle entrate competente, manderà a chiamare il contribuente e gli dirà: tu risulti incoerente perché risulti aver fatto un investimento. Dacci giustificazione. Esatto, dacci delle idonee giustificazioni. Il problema è che il contribuente
non è in grado però di stabilire, è in grado di stabilire se complessivamente il suo reddito è coerente o incoerente, ma non è in grado di stabilire quale degli elementi lo porterà alla incoerenza, cioè non è in grado di stabilire quanto vale dal punto di vista del reddito. Quindi il peso di ciascuna voce. Il peso di ciascuna voce non è esplicitato, è un peso complessivo, quindi il contribuente non è in grado di stabilire se la sua assicurazione infortuni grava per 1000 euro, 500 euro. Oppure perché così, magari si è iscritto alla palestra e quindi adesso comunicare al fisco. Ci sono degli elementi nel redditest, ci sono degli elementi che francamente potrebbero indurre il contribuente ad un'ulteriore compressione dei consumi. Ecco, questo è molto in un momento chiaramente in un momento non di certo di difficilissima gestione dei consumi. Certo. Per esempio proprio l'elemento delle vacanze, l'elemento delle scuole, l'elemento delle palestre, che la palestra per esempio è un fattore molto diffuso in questo momento, no? Certo. Tutti questi elementi. Anche se è considerata praticamente il fatto di usufruire, di essere iscritta a una palestra, ha per il fisco evidentemente una valenza molto importante, come se fosse un lusso particolare. Certo, mentre se fosse invece un lusso è come se non fosse in realtà un elemento atto a mantenere in buona salute il contribuente e quindi a non incidere sul servizio sanitario. Fra l'altro, anzi dovrebbe essere uno sgravio ai fini fiscali il fatto di poter usufruire di essere iscritto a una palestra, perché teoricamente uno dovrebbe essere in condizioni migliori la propria salute e quindi non gravare ulteriormente sul sistema sanitario nazionale. Ma queste sono delle cose molto probabilmente che sbagliamo noi nel pensare. Sì, probabilmente noi a pensarlo, perché non si capisce altrimenti il perché. Certo. Comunque direi, se uno dei nostri ascoltatori o più, ma sicuramente molti ci saranno andati sul sito dell'Agenzia delle Entrate e avranno scaricato il programma. Sì, perché a sentire sono stati diversi milioni, no? I contatti che hanno avuto. Sì, molti l'hanno fatto, a mio avviso, e avranno scaricato il programma del redditest, si saranno resi conto che Ci sono delle voci un po' particolari, esatto, che le voci non sono poi molto molto chiare o molto semplici, molto lineari, sì, è vero. Anche perché vengono chiesti dei dati che sono forse non sempre coerenti. Quando io chiedo che automobile possiedi, di quanti cavalli, di quanti kilowatt, non si dice per esempio l'anzianità della vettura. Certo, molto importante, visto che è considerando determinante, perché certo, io potrei avere una vettura magari di potenza, non voglio dire elevata, ma superiore ad altre utilitarie. Ai famosi 2000 di cilindrata, che una volta era una di cilindrata, esatto. Ma avere una vettura piuttosto anziana, non essere nemmeno in grado di venderla, perché oggi, come sappiamo, il mercato delle automobili usate è un mercato sostanzialmente morto. In particolare quelle di cilindrata più elevata. Elevata, sì. Esatto. Non essere in grado di liberarmi di questa macchina o non avere la possibilità di comprare magari una macchina nuova più piccola. Cioè, tanto per fare un esempio, il contribuente viene messo sullo stesso identico piano nel caso in cui abbia acquistato magari una BMW, una Mercedes da 70-80 mila euro, con quello che ha la stessa vettura magari di 10 anni e che il valore magari è di 7-8 mila euro. Certo. Il valore è di poche migliaia di euro. E questo, diciamo, questi sono elementi poco coerenti. Poi, sempre scaricando, sempre procedendo nel redditest, uno si rende conto, a prescindere da alcune difficoltà di compilazione che secondo me potrebbero essere riviste in futuro, perché è chiaro che potrebbero essere migliorate le domande, questo non si discute, certo, ma si arriva anche a dire, in fondo, all'esito di questo redditest, tieni conto che tutte le altre spese di sopravvivenza, cioè mangiare, bere, dormire, no? Tutte le altre spese della vita quotidiana vengono calcolate a parte e tu non incidi. Sì. Quindi la tua compilazione del redditest non entra nelle spese quotidiane, al di là di quelle che sono, cioè quelle vengono calcolate a forfè direttamente dall'amministrazione. Indipendentemente, scusa la battuta, se uno mangia tanto o mangia poco. Se uno mangia tanto o mangia poco, se uno va tutte le sere al ristorante o mangia tutte le sere a casa, non voglio dire alla mensa dei poveri. Senti, ma ho visto anche, mi sono un po' meravigliato, ho detto ma magari in questo periodo non sarebbe stato il caso di inserirlo, visto e considerato che gli italiani dall'ultimo censimento sono 61 milioni, le famiglie sono intorno a 25 milioni di famiglie, ma ho letto addirittura che chiedono
il possesso di cavalli o di aeromobili. Certamente. Io credo... ed è come tutti i nostri ascoltatori, come tutti i tuoi ascoltatori ben sanno, il possesso di cavalli, soprattutto di cavalli da corsa e di aeromobili, è estremamente diffuso. In Italia sì, praticamente tutte le famiglie italiane ce l'hanno, dei cavalli. Forse come gli aeromobili, chiaramente tutti hanno il proprio aereo personale. Quindi è stato, cioè, effettivamente non era il caso di inserire alcune voci tipo ad esempio cavalli o aeromobili, dove effettivamente è estremamente raro. Io posso dire ovvero, che probabilmente c'è una fascia di cittadini. Sì, però io ti faccio una domanda a corollario di questo. Allora, noi abbiamo visto, anzi ti ringrazio che hai introdotto con questa battuta questo mio pensiero, cioè noi abbiamo visto che da ormai un anno ci sono questi blitz da parte della Guardia di Finanza per verificare, specialmente in alcune aree di particolari di turismo, eccetera, per verificare se le persone che sono in quel posto hanno una capacità di reddito, se hanno dichiarato. E abbiamo visto